Adesso chiamerei la dottoressa Blochino, capo divisione programmazione, organizzazione e valutazione, che ci racconta quello che è stato deliberato non più tardi di 2 mesi fa dal CDA, e cioè il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, che quindi è una cosa che riguarda tutti quanti noi, e il piano integrato nel triennio 19-21, con particolare riferimento all'anno in corso, all'anno 2019. Buongiorno a tutti. La trasparenza assume particolare valenza anche nell'ambito della performance. Il legislatore negli ultimi 10 anni ha spinto molto le pubbliche amministrazioni a pubblicare dei piani della performance e a relazionare sugli obiettivi conseguiti. Perché? Cos'è il piano della performance? Nel frattempo che qui si avvii il file. Il piano della performance è un documento attraverso il quale la pubblica amministrazione, quindi nel nostro caso l'università, si esprime colleziona una serie di azioni, quindi definisce una serie di obiettivi operativi coerenti con le linee strategiche definite dagli organi di governo. Quindi l'intento del legislatore in questo caso è quello, anche qui, quindi come concetto di trasparenza, il voler far sì che le pubbliche amministrazioni siano spinte a dare conto degli obiettivi che determinano e di come vogliono realizzarli e della coerenza fra le strategie e la gestione operativa. Mi provo a se l'ha provato, funzionava tutto. Tecnico, vi racconto in brevissimo il piano della performance dell'Università di Siena, piano triennale, quindi parliamo del triennio 2019-2021. Il piano, dato che l'Ateneo è una struttura complessa e molto articolata, è un documento lungo, anch'esso è complesso, quindi ho sintetizzato nelle slide, se riusciremo a vederle, i principali obiettivi, quindi gli obiettivi più rilevanti collegati alle linee strategiche definite dall'Ateneo. Sì. Vabbè, intanto leggo. Quindi, dalle linee strategiche declinate dall'Ateneo nel piano sono la qualità dell'insegnamento e dei servizi agli studenti. In quest'ambito, in particolare, gli obiettivi poi operativi definiti dall'amministrazione sono la redazione del piano di orientamento dell'Ateneo, quindi una serie di azioni volte a ridurre la dispersione studentesca, a arginare gli abbandoni, quindi facilitare il percorso degli studenti nella loro carriera accademica, e secondo le linee guida nazionali e poi d'accordo con il delegato del rettore. La rete della qualità di Ateneo
la rete della qualità d'Ateneo, che invece è volta a creare una maggiore sinergia fra... Oh, ecco, forse ci si è fatta. È volta a creare una maggiore sinergia fra l'amministrazione centrale, i dipartimenti, i comitati, le commissioni paritetiche. Questo è quello che vi stavo raccontando, quindi linee strategiche dell'Ateneo definite nel piano, la qualità dell'insegnamento e dei servizi agli studenti, appunto il piano di orientamento dell'Ateneo, e la rete della qualità dell'Ateneo, che è volta a creare una maggiore sinergia fra i dipartimenti, l'amministrazione centrale e il presidio di qualità, il nucleo di valutazione, i referenti della qualità, le commissioni paritetiche e i comitati di studio. Questo quindi nell'ottica di migliorare i servizi offerti agli studenti, di dare un maggiore feedback di avere una maggiore interazione fra amministrazione centrale e dipartimenti, e anche appunto in termini di rendicontazione. Poi l'internazionalizzazione. In questo ambito gli obiettivi più rilevanti sono il miglioramento dell'esperienza di enrollment in ambito internazionale, quindi l'adozione di sistemi di piattaforme online volte a far sì che gli studenti internazionali che vogliono venire a studiare a Siena possano già testare le loro capacità e quindi migliorare anche in questo senso il loro percorso formativo, cioè essere indirizzati, e non solo, poi lo sviluppo anche di sistemi di enrollment volti a far sì che l'Ateneo possa anche mettere in campo delle azioni di marketing, di promozione dell'università in relazione appunto a quelle che sono le domande provenienti dall'estero. L'international ranking, il piano di internazionalizzazione e gli human resources excellence sono invece degli obiettivi volti a potenziare la capacità dell'Ateneo di attrarre docenti internazionali, quindi migliorare l'applicazione della Carta Europea dei Ricercatori e coinvolgere maggiormente la comunità accademica, sia i docenti che il personale tecnico-amministrativo, nel rapportarsi con gli organismi che si occupano dei ranking, sia nazionali che internazionali, quindi evitare che le informazioni fornite siano dispersive, ma che ci sia un'azione coordinata in tal senso, volta appunto a migliorare il ranking nazionale e internazionale dell'Ateneo, che comunque già è molto buono. Il tutto con la prospettiva nel 2020-21 di partecipare agli Human Resources Excellence Research Awards. Abbiamo poi la promozione della ricerca. Obiettivi di particolare rilevanza in tale contesto sono quello relativo al potenziamento della progettazione competitiva, quindi un maggiore supporto alla progettazione, alla gestione, alla rendicontazione di progetti ottenuti tramite partecipazione a bandi di finanziamento. E poi quello che in termini generali è chiamato asset management, in questo senso quello che coinvolge la struttura di San Miniato, i laboratori intesi nella mantenere nella manutenzione costante delle cappe chimiche, degli armadi aspirati, e quindi garantire in questo senso la sicurezza e la tutela degli studenti, dei lavoratori. E si ricollega a questo anche l'UNIINAIL, che è un sistema che consente di definire delle procedure sia in tema di sicurezza e di ambiente, e anche volte a facilitare la certificazione di strutture e di laboratori. Abbiamo poi un'altra linea strategica, che è quella dell'innovazione. In questo senso Usiena Integra, che è già il sistema di teledidattica già da tempo promosso dall'Università di Siena, però
in questo caso quindi con l'intento di migliorare sempre più la customer satisfaction degli utenti, e i presidi digitali, una serie di azioni di monitoraggio volte a mantenere e migliorare la qualità del wifi, delle LAN, delle attrezzature digitali e didattiche in senso lato. Infine la disseminazione dei risultati, quindi particolare rilevanza l'obiettivo della cittadinanza e partecipazione studentesca. Cosa si intende? Si intende creare una comunità di studenti, di docenti, di personale, ma soprattutto questo è un obiettivo rivolto agli studenti nazionali, internazionali, e volto ad implementare la creazione di una comunità sia all'interno dell'università sia nel contesto cittadino, quindi con azioni di public engagement, con per esempio gli aperitivi con le imprese, azioni nell'ambito dello sport, del fundraising, anche con le associazioni degli ex alunni, il progetto dell'Open Major volto al riconoscimento di soft skills, e in linea con questo anche il servizio civile universale, cioè lo sviluppo del servizio civile universale in Ateneo. Servizio civile universale è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi attuato attraverso le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici in generale, e consente ai giovani di fare un'esperienza lavorativa fra gli 8 e i 12 mesi. Quindi questo vuol dire, da un lato, il servizio civile universale viene definito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri una difesa non armata dello Stato, cioè la difesa del patrimonio culturale, della protezione civile, sono tutti ambiti che interessano questo tipo di servizio, e consente quindi ai giovani di entrare in contatto con il mondo del lavoro e allo stesso tempo, in questo caso all'Ateneo, ai docenti, al personale, di entrare in contatto invece con idee nuove, le idee che portano appunto gli studenti, i giovani, i neolaureati, e quindi innovazione. Infine l'ultima linea strategica è quella della razionalizzazione delle attività amministrative. In questo campo gli obiettivi fondamentali sono quello della reingegnerizzazione dei processi, che già il direttore vi ha un po' illustrato, quindi appunto obiettivo di mappatura, di riorganizzazione, di maggiore efficienza ed efficacia, e la contabilità direzionale e il governo degli indicatori, quindi impianto di contabilità analitica un miglioramento di un sistema di pianificazione e controllo di gestione. Quindi governo degli indicatori vuol dire la capacità per il management di avere in tempo reale o comunque in breve tempo il polso della situazione, quindi della gestione dell'Ateneo, e ovviamente questo è un grosso punto di forza per ogni organizzazione. E poi il miglioramento del ciclo passivo attraverso azioni sia di digitalizzazione e di applicativi da applicarsi in modo trasversale alle strutture, per avere una maggiore efficacia appunto negli acquisti. Collegato al piano è stato approvato, quindi insieme al piano, il sistema di misurazione e valutazione delle performance, quindi come andiamo poi a misurare l'apporto individuale e collettivo, cioè delle strutture organizzative dell'Ateneo alla realizzazione della performance dell'Ateneo in generale, quindi al conseguimento dei suoi obiettivi conseguenti con coerenti con le strategie. L'ho riassunto in poche pillole, perché il tempo ovviamente è tiranno. Questa slide mostra gli aspetti della valutazione che riguardano il personale tecnico-amministrativo in generale, quindi non i responsabili ma tutto il personale. Distinto per categorie B, C, D ed EP, la novità rispetto al precedente sistema è che tutto il personale, ad eccezione della categoria B, è valutata non solo per i comportamenti organizzativi, ma anche per gli obiettivi sia della struttura di cui fa parte o di altri obiettivi individuali che possono essere assegnati a ciascuno. E questo dovrebbe
stimolare una maggiore partecipazione e anche una maggiore consapevolezza degli obiettivi dell'Ateneo. Quindi abbiamo da un lato, andando dalle categorie, insomma dalla categoria B alla categoria P, il peso, come vedete, delle due componenti, cioè degli obiettivi di struttura individuale, che sono quelli in arancione, e dei comportamenti organizzativi, si riduce il peso dei comportamenti e assume prevalenza quello degli obiettivi, quindi passando dal 100% dei B al 40% del personale D ed P. Cosa sono i comportamenti passo invece per quanto riguarda, prima di esplicitare i comportamenti organizzativi, per quanto riguarda i responsabili invece il sistema, qui sono citate le categorie D ed P, quindi responsabili di unità organizzative, i pesi sono invece leggermente diversi, perché abbiamo un 55% di valore per gli obiettivi individuali e di struttura, quindi struttura di cui si è responsabili e eventuali obiettivi individuali che possono essere assegnati, i comportamenti organizzativi il 40%, e poi anche questa è una novità che è stata introdotta sulla base del decreto 74 che ha innovato il decreto legislativo 150 del 2009, la capacità di valutazione dei propri collaboratori attraverso la differenziazione dei giudizi. Questo è un elemento appunto nuovo del sistema ed è volto a far sì che il valutatore, nel momento in cui valuta i propri collaboratori, valorizzi un po' meglio i diversi aspetti comportamentali. Cioè quello che si richiede non è di differenziare in modo assoluto i collaboratori, però cioè quello che si andrà a guardare in via sperimentale, infatti vedete che il peso è molto basso in questo caso, è del 5%, ed è da calcolare con lo scarto quadrativo medio, quindi insomma con delle formule statistiche, quello che si andrà a guardare è quanto il valutatore varia la valutazione nei confronti dei diversi aspetti. Cosa sono i comportamenti? A supportare insomma anche la comprensione di questo sistema c'è allegato al sistema il catalogo delle competenze organizzative, che descrive le varie aree comportamentali. Cioè i comportamenti organizzativi cosa sono? Sono le azioni che l'individuo pone in essere nel momento in cui eroga la sua prestazione lavorativa. Quindi sono vari aspetti che qui vengono esaminati, diciamo così, o meglio valorizzati: le capacità relazionali e l'orientamento all'utenza interna ed esterna, l'affidabilità, la qualità e la disponibilità rispetto al cambiamento, la professionalità e il coinvolgimento nella mission dell'Ateneo, la capacità di problem solving e di innovazione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, l'organizzazione. Questi ultimi due, quindi EDF, gestione e organizzazione, sono riservati ai titolari delle posizioni organizzative, quindi a chi ha dei collaboratori. Tutti gli altri sono invece trasversali a tutto il personale dell'Ateneo, però vengono graduati all'interno con delle specifiche diverse. Per fare un esempio, una persona di categoria C, D, avrà, è chiaro che verrà valutata la sua capacità di collaborare con i colleghi, di relazionarsi con l'utenza interna ed esterna, però ci sono invece degli aspetti più tipici dell'organizzazione, quindi la promozione della qualità dell'utenza esterna, che sono riservati ai dirigenti, ai responsabili delle articolazioni organizzative. Questo anche per avere dei metri di giudizio più equi, insomma, e consentire di differenziare in questo senso. La differenziazione peraltro è favorita anche dal fatto che dal 2019 i punteggi assegnati non saranno più 5 ma saranno 10, come vedete, e quindi questo consentirà anche di avere ai valutatori e ai valutati un po' più di flessibilità nella valutazione.
I documenti, sia il piano, la relazione sulla performance, il sistema, sono pubblicati sul sito dell'università nella sezione amministrazione trasparente, nella parte della performance. E quindi interessante, magari per chi ha la curiosità, insomma, di vederlo se non l'ha già visto, il catalogo appunto con la descrizione che, se ho qualche minuto, ma forse no, vi mostrerei se funziona il tutto qui. Mi sa di no. Vediamo un po'. Sì. Ecco qui. Vediamo se riesco ad aprirlo. Eccolo qua. Aspetta un secondo. Ecco, questo è un esempio del catalogo. Come vi dicevo, l'area comportamentale, ad esempio professionalità e coinvolgimento nella mission dell'Ateneo, poi ci sono varie aree di dettaglio e accanto ci trovano le colonne che descrivono le categorie alle quali si applicano quei particolari comportamenti. Quindi, come vedete, mentre la partecipazione attiva alle iniziative dell'Ateneo è trasversale a tutto il personale, ci sono per esempio il 2C, consapevolezza delle finalità istituzionali dell'Ateneo e delle priorità o obiettivi strategici del medesimo, è richiesta da alcune categorie e non altre in relazione al proprio ruolo. Io avrei concluso. Grazie Claudia.